Innanzitutto grazie a tutti per essere venuti perché diciamo, per tutti noi è un momento molto importante, ma anche una grande emozione e piacere di aver partecipato all'organizzazione di questa cosa di Cinzia. Allora, Inghi vuole dare l'avvio. È importante che tutti voi siate qua. Ringrazio naturalmente il professor Marullo, Benito Saverio, per aver pensato e portato a termine, secondo me, tra grossi problemi burocratici questa bella manifestazione. Nell'ambiente universitario sappiamo che la stima è tutto sommato normale, l'affetto un po' meno, l'atmosfera universitaria. Mi sono ricordato di qualche racconto che ci faceva mamma quando io e Fiorella eravamo ragazzini. E ci dice appunto dei primi passi di papà all'università. Lui non voleva venire all'università, ve lo dico sinceramente, perché diceva no, ma è una situazione che mi leverà tempo alla mia passione, accettare velivoli, poi lascio Nino solo, suo fratello, suo alter ego, quello che se non ci fosse stato non ci sarebbe stata nemmeno parte della mia terra. E mamma diceva, no Gino, ma tu sei pazzo, l'università è uno stipendio, sì, tu sei padre di famiglia, lasciali perdere queste cose. In realtà poi papà per fortuna riuscì a mettere insieme quello qui all'università e anzi devo dire che imparò ad amarla l'università. Imparò ad amarla secondo me principalmente per il rapporto con gli studenti. Lui, mi ricordo che delle volte, dopo una giornata di lavoro, dopo cena, scompariva, andava nel suo studio. Direbbe mio figlio a fare certi calcoli. In realtà si preparava la lezione del giorno dopo. Io, prima di andare a letto, bambino, andavo a salutare, dicevo, papà, ma che stai facendo? Dice, no, mi sto preparando la lezione domani perché difficile, voglio che questa lezione arrivi in maniera semplice ai ragazzi e quindi c'è da studiare. E poi mi disse delle parole che per me sono state molto importanti. Disse, qualsiasi progetto vai a fare, pensa semplice, quella è la strada maestra.